Questo era un'opera attesa, anzi io credo che la soluzione progettuale che poi si è in corso d'opera scelta, quella del sovrappasso ferroviario, con l'eliminazione di una barriera ferroviaria col passaggio a livello che aveva causato anche qualche incidente e che la cui eliminazione darà certamente un beneficio anche di tempi e di fluidificazione del traffico, così come rafforza comunque il passaggio ferroviario di cui abbiamo bisogno, perché noi dobbiamo tenere insieme l'equilibrio del trasporto su gomma e potenziare molto quello su ferro per ridurre l'inquinamento atmosferico, tant'è che dicevamo uno dei progetti più importanti nei lavori che si dovranno fare legati anche alla bretella Campogliano-Sassuolo, che ribadisco va fatta e ad oggi non manca più nulla se non il Ministero che assegni il Governo finalmente la concessione di chi dovrà gestire la A22, altrimenti le cose non possono procedere. Abbiamo chiesto al proposito, insieme ai miei colleghi Compaccer e Fugatti, presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, soci principali di A22, un incontro col ministro Salvini, perché per il resto il progetto è approvato e nei prossimi mesi possono partire gli espropri, perché questa opera, dopo tanti decenni di chiacchiere, deve essere realizzata per dare competitività a questo territorio. Dicevo, in aggiunta vogliamo potenziare, collegandoli, gli scali di Dinazzano e Marsaglia, proprio perché vogliamo raddoppiare ad esempio il trasporto su merci. In ogni caso sì, un'opera importantissima, ho visto la soddisfazione degli amministratori locali al di là dell'appartenenza politica, ho visto la soddisfazione degli imprenditori del distretto ceramico e sono sicuro la soddisfazione dei cittadini, perché questo certamente in termini di fluidificazione del traffico e maggiore sicurezza darà una risposta immediata. È una soddisfazione aver realizzato un'opera pubblica in così breve tempo. Abbiamo parlato poco, abbiamo trovato la condivisione per fare questa importante opera e dalle parole siamo passati subito ai fatti e in meno di 2 anni abbiamo realizzato un'opera importante che ci permette di eliminare un passaggio a livello che faceva un po' da tappo alla viabilità che c'è sulla pedemontana, circa 40-50 mila mezzi al giorno. E qui siamo in una zona di alta densità industriale, quindi non si poteva pensare a un'opera che andasse poi a influenzare negativamente quello che era il tessuto produttivo di una zona di questo genere. Quindi non potevamo andare sotto con la strada, al di là che tecnicamente c'erano dei problemi enormi. Poi sapete che in questi casi sono i sottoservizi quelli che danno maggiori problemi. Invece, alzando la ferrovia, abbiamo superato tutto quello che è il discorso dei sottoservizi, andando a regolare le pile anche sulla base di quello che trovavamo sotto. Quindi questa elasticità e questa flessibilità un sottopasso non ce l'avrebbe mai dato. E poi francamente, con quello che sta succedendo, bombe d'acqua, allagamenti o meno, sui sottopassi qualche dubbio è venuto, credo, a tutti. Invece questa è un'opera che risolve alla radice il problema e che poi, come dicevo, non ha assolutamente influenzato il tessuto produttivo. È un'opera molto importante, realizzata in tempi record, in un punto cruciale, proprio in mezzo al distretto ceramico, dove la viabilità era molto difficile, dove la presenza oltretutto del passaggio a livello causava degli abbattimenti dello stesso, circa 80 all'anno, che è un record nazionale. Quando il passaggio a livello era chiuso e file chilometriche proprio nel centro del distretto per veicoli pesanti e leggeri, per tutta la viabilità, quindi aver fatto un'opera così importante, innovativa, veneristica, che ha risolto questo problema, per noi è stato vitale e speriamo che queste iniziative così corali, dove tutte le istituzioni e Ferr hanno lavorato insieme, si possono ripetere per terminare un po' il discorso generale della viabilità di Sassuolo e del suo distretto. Il territorio ha bisogno anche di altro, non parliamo esclusivamente di bretella, parliamo nel piccolo anche dell'intervento massiccio sul ponte Sassuolo-Veggia. Sì, assolutamente, naturalmente la bretella è l'opera fondamentale che va realizzata e noi ci battiamo tutti i giorni perché finalmente possano partire i lavori e siamo anche fiduciosi che questo possa avvenire in tempi non troppo lunghi. Dipende soprattutto dal governo, ma su questo siamo impegnati col Ministero appunto ad accorciare il più possibile le tempistiche. Per quanto riguarda il ponte Veggia, che unisce e collega Sassuolo col Casangrande, mancano un po' di risorse, lo sappiamo, al Comune di Sassuolo.
Noi abbiamo previsto nel bilancio di previsione che andremo ad approvare nei prossimi giorni in Assemblea Legislativa ulteriori 5 milioni di euro per scorrere la graduatoria e quindi consentire di dare il finanziamento necessario al Comune per completare il finanziamento e quindi realizzare l'intervento.